Allora, il problema è questo, che la palestra ha chiuso, io avevo il mutuo da pagare e allora mi sono rivolto a questi camorristi che mi hanno alzato i soldi. Una volta alzati i soldi, il problema è che io non avevo più soldi, allora ho iniziato a rubare 2 o 3 autoradio. Poi una cosa tira l'altra, è andata a finire che ho iniziato a fare le rapine. Solo che ho fatto le rapine, inizia la rapina qua, la rapina là, ho iniziato con i rapimenti. Hai capito? Però lì è un casino, che devi avere il posto giusto, la persona giusta. È un casino, infatti guarda, se potessi tornerei indietro. Te lo dico col cuore. E niente, Milano negli ultimi anni ha avuto proprio una cosa che... no, guarda, se avessi avuto un figlio lo avrei mandato a lavorare. Guarda, ti dico, la Letizia è una mia cara amica. È una mia cara amica, però ti dico, secondo me ha fatto un sacco di cagate. E allora il problema è qua, che cazzo facciamo? Cioè, io ho aperto un locale che è fallito dopo 3 mesi, ma perché ce l'ho, dovevo pagare, 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 pagare. No, sinceramente, non lo so. Non lo so, anche perché, guarda, ti dico, io avessi finito la scuola, ad esempio, magari avrei fatto anche l'università. Alla fine, nel mio quartiere, io ero considerato un po' il capetto. Beh, la palestra, quella è sputtanata, me l'ha fatta, bruciare. Ma guarda, sinceramente la moschea a me sembra una cagata. Poi non lo so, cioè, sono qua tutti che fanno, parlano, disfano, però Dio porco, Dio porco, Dio porco. E io che cazzo faccio adesso? Cioè, ma magari potessi andare a pulire i cessi nelle moschee. Non c'ho più un cazzo di lavoro, devo dare i soldi al pizzo, al porco Dio, e m'han rubato tutto e m'han bruciato la palestra e non posso più fare l'aperitivo, porco Dio.